এভরিওয়ান, কি খবর? সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। এই হচ্ছে আমার কলেজ, আমি এখানে পড়াশোনা করি। আমাদের কলেজের নাম হচ্ছে ফেদেরিকো কাফে, এখানে ভার্সিটিও আছে, চাইলে এখানে ভার্সিটিতেও পড়া যাবে। এই ব্লগটা ছিল গত বৃহস্পতিবারের, তো এই দিনও ট্যুরে গিয়েছিলাম ক্লাসের সবার সাথে। অ্যান্ড আমার নিচের ক্লাসের লাইক হাই স্কুলের স্টুডেন্ট গিয়েছিল কিছু, আর উপরে যারা আছে সিনিয়র তারাও গিয়েছিল। 2 তারিখে মানে বুধবারে ইতালির রিপাবলিক ডে ছিল, এই উপলক্ষে আমরা আর কি তারপরের দিন এই ট্যুরটায় গিয়েছিলাম। এই ব্লগটাও সম্পূর্ণ ইতালিয়ান ভাষায়। আর হ্যাঁ, আমি টিচারসদের থেকে পারমিশন নিয়ে নিয়েছিলাম যে আমি ব্লগ করব, তো তার আগে জানতো না যে আমি ব্লগ করি, তো তাদের বলেছি, তারাও এখন আমার ভিডিও দেখে। আরেকটা কথা, আগের ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করেছে যে আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছিল না ওই ভিডিওতে, কারণ আমি ওই দিন খুব অসুস্থ ছিলাম। এখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে গিয়েছি। এই এই ভিডিওতে আমার ভয়েসটা কি জোরে শোনা যাচ্ছে কিনা এটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও। এই তো আমরা এসে গেছি, এখানে আমরা একটু ঘুরবো, আর এখানে সম্বন্ধে কিছু বলা হবে এই আর কি। সবাই কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে ব্লগটা, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, দেখতে থাকো। Allora dovete sapere che questo blocco che voi vedete, che poi tra della costruzione di Villa Pacifico, capitate in zona, quindi venite a giocare, nessuno potrebbe mai immaginare che proprio in questi luoghi si sono svolte delle battaglie da incredibili. La ragazza ha lasciato il filmato perché lei è del Bangladesh, cioè ha un blog in Bangladesh, e potrà poi anche tradurre, diciamo, e lo fa nella sua lingua. Ah, d'accordo, grazie. La storia della Repubblica Italiana, quindi è una storia che dovrebbero conoscere tutti gli italiani, non soltanto noi che siamo qui, che abitiamo molte volte. Allora, voi dovete pensare che all'epoca in cui si sono svolti i fatti c'erano vari stati in Italia, no? Non c'era l'Italia. E quindi c'era una spinta verso l'unificazione di questi luoghi, diciamo, dei luoghi che facevano parte appunto dell'Italia che successivamente sarebbe chiamata Repubblica Italiana. E c'erano, che cosa, a Roma che cosa c'era? Il papato, quindi era lo stato appunto del, si chiamava il papare, diciamo, perché era il capo dello stato di Roma, diciamo. E quindi per quanto riguarda il Papa, in quel periodo, siccome c'erano moti rivoluzionari che tendevano all'unificazione della nostra penisola, e il Papa proprio nel periodo in cui si svolgono i fatti qui era fuggito a Gaeta e quindi aveva lasciato Roma, diciamo, senza governo. E i repubblicani invece, che spingevano appunto verso l'unità d'Italia, in quel momento si trovarono a dover fronteggiare un governo nell'immediatezza, diciamo. E la situazione del resto d'Italia. Per cui qui a Roma abbiamo una, praticamente, fuggito il Papa, c'era un'emergenza, un caos, diciamo. E venne, praticamente tutto venne preso il comando dalla Repubblica Romana. La Repubblica Romana è praticamente era, si è formata con un insieme, cioè prima di tutto Mazzini dal nord era la mente, diciamo, di questo del principio di unificazione. E qui a Roma cosa succedeva? Che i francesi che venivano in aiuto al Papa per liberarlo e riportarlo appunto a Roma, entrarono dalla parte, diciamo molto, perché stiamo facendo proprio un sintomo. Sbarcarono a Civitavecchia e venendo dall'Aurelia il 30 aprile del 1849, proprio quella strada lì che costeggia Villa Vasili, sbarcati da Civitavecchia entrarono da questa parte, pensando di trovare una difesa proprio strenta, vana, diciamo, perché
sapevano che le truppe romane non erano praticamente in grado di poter fronteggiare un esercito come quello francese, che era un esercito invece valoroso. Per cui entrarono da questa parte e invece trovarono proprio qui, in questi luoghi, una strenua resistenza e furono immediatamente, il 30 aprile, la prima battaglia, proprio l'incrocio tra la Repubblica Romana e le truppe francesi, una difesa forte che non si aspettavano e quindi furono ricacciati da Garibaldi e da coloro che appunto li fronteggiavano, furono ricacciati indietro fino alla Discoli e quindi dovettero imbarcarsi e persero questa battaglia del 30 aprile. Infatti qui nelle varie vie di Monteverde c'è un riferimento a queste battaglie, quindi i luoghi sono proprio intrisi del ricordo di questi eventi. Viale 30 aprile è infatti uno dei viali che si trova qui al Gianicolo. E vi ricordo, quando lo vedrete, ma che cos'è questo Viale 30 Aprile? Ecco, è la vittoria delle forze della Repubblica Romana, la prima vittoria nei confronti dei francesi che attaccarono. Cosa successe però? Che i francesi certamente non stavano a questa sconfitta, era anche vergognosa, diciamo, perché insomma si sono trovati un esercito importante come quello francese sconfitti da pochissimi rispetto a loro, uomini della Repubblica Romana. Quindi in forze tornarono il 3 giugno. Purtroppo ci fu un armistizio e il generale Oudinot, che comandava l'esercito francese, tradì questo armistizio, perché l'accordo era che avrebbero dovuto riattaccare il 4 giugno di mattina. Lui giustificò, invece l'attacco si spostò il 3 alle 3 di notte. Quindi siamo oggi, immaginate la giornata oggi, 3 giugno, 3 giugno del 1849, alle 3 del mattino, i francesi tornano qui e attaccano entrando da una breccia sul muro, non so da dove siete venuti, che è da quella parte, e quindi delle mura di Villa Pastini, e più in là, poi per una breccia, ed entrarono a Villa Pastini. Attaccarono in questo modo prima la Villa Corsini, voi vedrete adesso c'è un arco, se ce l'avete presente sapete che in fondo c'è un arco. Quell'arco non esisteva, era una villa meravigliosa, Villa Corsini, che durante i combattimenti è stata totalmente distrutta. Al suo posto è stato costruito un arco. Ora se ci avviciniamo un attimo lì, vi faccio vedere, siamo 5 minuti al sole. Questo viale, come lo vedete, è il viale in cui si sono svolti i combattimenti, per cui qui proprio abbiamo il luogo che racchiude tutti, praticamente qui purtroppo sono morti tantissimi ragazzi, non come voi, perché voi avete un 3, quanti anni avete? Quindi 15 anni, però siamo lì, perché oltretutto ci sono stati anche bambini morti a favore della Repubblica Romana. Comunque qui l'età variava tra i 20, 18, i 25, 30 anni. Quindi diciamo che qui le perdite sono state circa nel giorno appunto delle battaglie, circa 700 uomini per la Repubblica Romana e 650 per i francesi, quindi potete immaginare questi luoghi che cosa potevano essere. Allora, questo è il luogo come lo vedete oggi e qui, questo è molto importante, viene purtroppo commesso da motorini, però chi entra qui dovrebbe leggere. Noi ci troviamo qui. Se vi avvicinate un pochino di più. Allora, noi ci troviamo qui. Le mura che vedete sono state abbattute, queste sono state ricostruite. Questo è il cancello di entrata della villa. Questa qui in fondo, secondo voi, cos'è? Questa è la strada, vedete, in salita. Questo è Villa Corsini. Guardate che villa, purtroppo distrutta dai bombardamenti delle truppe repubblicane e dei francesi. Al posto di questa villa c'è l'arco, quello si chiama Arco dei Quattro Venti, questo era Villa Corsini o Villino dei Quattro Venti. Allora, qui vedete, questa è l'Aurelia, vedete che ci sono le mura, quindi è qui. Vedete, piene di soldati, qui si combatteva, dove siamo noi,
questo è Garibaldi a cavallo, questo qui, e qui ci sono varie figure che ritroveremo nella storia. Questa bellissima villa che vedete qui, voi la vedete da qualche parte? Non c'è più. Allora, adesso c'è quest'albero aperto. Sono riusciti a riprendere la villa, però erano il numero molto minore dei francesi, per cui i francesi sono riusciti a soverchiare le forze repubblicane e quindi hanno conquistato quella villa. Dopo quella villa hanno spinto le truppe dei repubblicani fuori e quindi i repubblicani si sono attestati tra il vascello, che appunto diciamo è rimasto inespugnato, e adesso camminando, se ci spostiamo, allora questa è la targa, largo 1849, e quindi adesso sapete che è una data che ricorda qualcosa di molto importante, una tragica battaglia che si è svolta a immaginate, pieno di soldati, di giovani volenterosi, speranzosi di una unificazione dell'Italia, e venivano messi a morire. Infatti qua, come si intitola quest'altro questa indicazione di via, viale del battaglione della speranza, anche qui si viene da conoscita la storia. Che significa? Perché è bello, non so, si spera qualcosa, no? Allora, il battaglione della speranza era un battaglione formato da giovani ragazzi universitari, la maggior parte della Sapienza qui a Roma, anche di giurisprudenza, che presi appunto anche loro, convinti di una unificazione dell'Italia, vennero a morire qui purtroppo. Quindi giovani universitari, abbiamo detto, tra i 20 e i 25 anni. Per cui si chiamavano gli Speranzini, venivano chiamati Speranzini, e quindi questo viale è dedicato alla loro memoria. Se qualcuno lo conosce sa che è un luogo ameno dove si va a mangiare, il ristorante Scarpone, quello lì, è un antico casale che era all'epoca del 1849, calcolate e via tutta campagna. Buongiorno. Buongiorno. Ci vediamo domani con loro. Ok, bene, buona passeggiata. Grazie. Ciao Paola, io vado. Allora, come dicevamo, tra cui Angelo Masina, che sono più di 21 anni, che venne ferito lì sul scale delle Casinate, e purtroppo morì. Allora, anche Goffredo Mameni, sapete chi è Goffredo Mameni, no? È l'autore del... da tutta l'Italia e anche dall'Europa, perché qui sono venuti a combattere a Roma ragazzi di tutta Italia, ma anche dell'Europa, addirittura qualche francese che appunto andava contro, diciamo, la propria nazione, perché poi d'altra parte in Francia c'era stata da poco il famoso febbraio del 48 che era stato sconfitto, e Napoleone III, che non era ancora Napoleone III, era stato eletto presidente della Repubblica Francese, realizzando una svolta autoritaria, e quindi c'erano molti oppositori che in realtà sognavano le stesse cose che sognavano gli italiani che combattevano qui. Anche perché i principi francesi, diciamo, erano ispirati a una libertà, no? Pensiero, e invece qui a Roma, insomma, non hanno dimostrato questo sentimento. Per cui abbiamo detto, venivano ragazzi da tutta Italia e anche da tutta Europa. Allora, cosa è successo? È stata sconfitta la Repubblica Romana, ma è una sconfitta fisica, non morale, perché moralmente la cosa più importante che ci ha lasciato la Repubblica Romana è la sua Costituzione, la Costituzione della Repubblica Romana. Infatti, con tutto che i repubblicani sono stati sconfitti il 3 giugno e alla fine il 30 giugno, tra il 30 giugno e l'inizio di luglio è proprio definitivamente
conclusa la storia della Repubblica Romana, ma il 3 luglio in Campidoglio veniva comunque promulgata la Costituzione della Repubblica Romana, che è la base, proprio per quanto riguarda anche non solo i contenuti ma anche le parole, della nostra attuale Costituzione. Per cui voi potete capire l'importanza di questo moto che ha diciamo sconvolto è stato a quell'epoca. Un atto simbolico, è un atto simbolico, ma ha lasciato per noi un'eredità grandissima. Oltretutto qui sono morti tantissimi, perché se pensiamo che soltanto qui, cioè, circa 700 giovani dalla parte della Repubblica Romana e altri 650, perché anche i morti per i francesi ci sono stati. Per cui l'ascito più importante per noi, per le nuove generazioni, è quello della Costituzione della Repubblica Romana, che è la base. E anche ho detto le parole principalmente, potete confrontare, ci sono, sì, l'abbiamo noi, è un confronto visto tra gli articoli, e potete vedere che i contenuti certamente ci sono, ma anche le parole sono state poi riprese nella Costituzione della Repubblica Italiana. E dopo la vittoriosa battaglia del 30 aprile, vi ricordate? I francesi, eccoci qua, vieni Elisabetta, i francesi pensavano di venire a Roma senza avere troppi contrasti, e invece il 30 aprile furono sconfitti, incredibile. Questa ricordo di valore della Repubblica Romana e i combattimenti che hanno fatto. Sapete pure, noi vi abbiamo dato anche a suo tempo pubblicazione, il significato grande della Repubblica Romana, perché è stata il primo suffragio universale e maschile naturalmente per l'epoca, ed è quella che anche ha lasciato una Costituzione, sia pure in punto di morte, dopo il 3 luglio, diciamo, enunciata dal Campidoglio, che era una novità enorme, democratica per l'Italia, ma addirittura è stata anche ripresa dalla nostra Costituzione vigente, di cui ieri il Presidente Mattarella ha fatto un grande elogio del 75esimo del 2 giugno. Ecco, allora faremo così, noi cominceremo a ricordare questi luoghi dalle 5 del mattino, combattimenti, Garibaldi stava a letto, perché ricordate, stava ancora a dormire, perché i francesi fino al 3 giugno si pensava ci fosse la tregua, e quindi invece sono apparsi, e i francesi spiegheranno, imparate bene le lingue, loro diranno ma era fuori le mura, no entro le mura, diciamo la tregua, va bene? E quindi diciamo questa battaglia, tutto il giorno qui c'è stato combattimento, e i francesi hanno preso questa posizione, che non è questa Villa Corsini, quella è Villa Corsini, è stata distrutta, e questa è stata ricostruita sui ruderi di Villa Corsini. Poi vi leggerò un testo che ci ha mandato anche Carla Benocci, che doveva essere qui con noi oggi, ma non è potuto venire, sta poco bene. Ecco. Quel giorno tre volte è stata riconquistata dai romani e tre volte è stata perduta. Infatti, in termini militari, visto qui parliamo anche di militari, si dice che questo punto era più facile da prendere che non da difendere, diciamo, come fatto militare. Ecco, e quindi si riprendeva pure. Qui è caduto anche, c'è il sangue di Mamelico, questo piatto qua. Ecco. E però noi ricorderemo anche un episodio, perché proprio di combattimento, della morte di Lio D'Angelo. Se cominciamo con la professoressa Di Meo, accompagna i suoi ragazzi, da lei i comandi per chi entra e per chi esce. Ha integrato quel pezzetto finale, sì. Allora, ricevette l'ordine di far uscire la sua compagnia. Si alzò di botto, mi strinse la mano e, smurata la sciabola, si slanciò alla testa dei suoi. I due soldati, che si affrettavano a sostenerlo, caddero a loro volta, mentre i mancini...
prossimo tempista. Sorella del generale che stava lì al Vittoriano alla sala delle bandiere, e quindi dovremo ritornare. Il professor Pinto ci ha promesso che appena riapre il museo una visita alle classi che oggi sono venute e facciamo anche una. Era un passaggio molto particolare che richiedeva un'interpretazione sentita, e il pathos ce l'hanno messo tutti. È un momento tragico per quella giornata, muore Rico Dandolo, e muore proprio qui, non l'abbiamo detto, ma a Casale Giacometti, qua dietro, che adesso è il ristorante Scarpone, e quindi bravi veramente i ragazzi. Allora, professor Pinto. Buongiorno a tutti, e un ringraziamento, grazie ragazzi, all'associazione, al comitato e a Enrico Luciani per celebrare sempre queste occasioni della nostra storia nazionale, della nostra storia risorgimentale. Io vi chiedo scusa innanzitutto, come Enrico sa c'era un programma di alcune attività scientifiche oggi in altre città e quindi non potevo trattenermi per l'intera durata dell'evento, però da quando ho capito, mi diceva la collega, che i ragazzi della tua scuola, no, avevano composto una piccola filastrocca, e secondo me è giusto ascoltarlo un attimo e poi vi faccio un saluto, va bene? Una volta a Roma ci fu una gran rivoluzione perché il popolo voleva la e cominciarono a menare le mani.
Allora, per paura di rompersi l'ossa, si allontanò il Papa dalla sommossa e se andò fino a Gaeta a recitare la sua compieta. Paolucci, presidente sezione di Roma Capitale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, e a Emanuele Feliciani, fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale. Io direi un applauso doppio al bersagliere che ci ha fatto un silenzio veramente con partecipazione. Al liceo Manara, ecco l'attestato per voi, preside, professori, naturalmente, e le figurine che tutti... Noi ve lo diamo dopo. Da parte degli stessi abitanti di Montevideo, per i quali le norme delle strade e allora è cominciata la strada, ma ripeto, con mezzi molto modesti e con l'aiuto di qualche benemerito sponsor, il quale ci ha consentito di piazzare i pannelli illustrativi dei vari punti della difesa, e quello è stato l'inizio. Il secondo obiettivo è... Cheese.
carcerato. Arrivederci.